Io velocissimamente una introduzione, giusto per dare anche un'idea di quella che come CGIL ci apprestiamo a fare, la volontà di voler affrontare in maniera fattiva l'argomento. Io parto anche da una piccola considerazione. Quando con Carlo ci siamo visti oggi pomeriggio, la prima cosa che mi ha domandato è ma com'è Catanzaro? E io ho risposto, è una città triste, bizzoca e bigotta. È difficile ragionare di questi argomenti in questa città, ma credo anche la difficoltà che noi raccogliamo anche nella nostra provincia. Vedete, io non voglio dare anche un tono di polemica, noi abbiamo insistito anche, ma è semplicemente per dare un'idea discorsiva, di ragionamento sull'argomento. Anche la presenza dei sindaci è molto risicata stasera, al di là degli impegni istituzionali che ogni primo cittadino può avere, è il segno che su questo argomento non c'è la dovuta attenzione, non si mostra la dovuta sensibilità. E credo anche che l'impegno che noi vorremmo mettere in campo, al di là del fatto che noi abbiamo sensibilizzato i comuni, le amministrazioni comunali, inviando non solo una lettera ma anche una proposta di delibera, ispirandoci a quelle che sono le varie delibere che girano che ci sono disponibili per salvaguardare e tutelare i diritti della comunità LGBT, dimostra che in questa città, ma soprattutto in questa provincia, c'è molto da fare. Io non conosco la realtà delle altre province, delle altre città capoluogo di provincia della nostra regione, non sono a conoscenza della loro esperienza, ma posso parlare per la mia. Nella città nella quale quotidianamente vivo mi trovo a dovermi confrontare. Questo non è un argomento che si affronta molto facilmente. C'è una sorta di tregua sociale nella misura in cui il non detto, purché non si dica, o comunque tutto va, scivola nella misura in cui non si dà a vedere, o comunque non si pretende o non si evidenzia. Allora quindi c'è questa sorta di compromesso che si è trovato. Io credo che da questo punto di vista questo compromesso non può andare assolutamente non può trovare più assolutamente spazio. E credo che come CGIL ci impegniamo, ma non è solamente la CGIL di Catanzaro, altre esperienze esistono in altre CGIL, poi eventualmente Carlo ci dirà nello specifico quella che è l'esperienza di Napoli e di Avellino. È ovviamente un intendimento che noi abbiamo come CGIL a livello nazionale, lo diceva prima Giuseppe, anche l'aver partecipato ai vari Europride, quello che si è tenuto l'anno scorso a giugno a Roma, dove ha visto la presenza autorevole non solo di Susanna Camusso, ma anche di Nicola Nicolosi, di Vera La Monica, che è nostra conterranea. Quindi voglio dire, la presenza autorevole di tutta la segreteria all'interno di questa manifestazione dà il segno di una vicinanza da parte del nostro sindacato e della CGIL in particolare al tema e a quello che bisognerebbe fare. Credo che siamo stati antesignani rispetto a tanti altri movimenti sindacali, rispetto anche alla creazione dell'Ufficio dei Nuovi Diritti, che credo affronti in maniera, come dire, corretta e puntuale quelle che sono le tematiche sia dal punto di vista del rispetto dei diritti e l'apprestarsi anche ad combattere qualsiasi forma di discriminazione. Guardate, in un periodo come questo probabilmente qualcuno ci potrebbe dire che potevamo come sindacato occuparci d'altro, perché probabilmente la crisi economica dovrebbe invogliare il sindacato ad occuparsi di quelli che sono i problemi dei lavoratori, e non v'è dubbio che noi lo facciamo, e penso che lo facciamo in maniera autorevole e sicuramente lo facciamo con grande dignità. Ed è sotto gli occhi di tutti che siamo il sindacato maggiormente rappresentativo, e probabilmente l'aver raggiunto l'aver quasi 6 milioni di iscritti significherà qualcosa. Non penso che la iscrizione alla CGIL sia tanto per farla, ma credo che sia anche un momento di condivisione di valori e di principi che ci impone, da un punto di vista morale, di occuparci anche di questi problemi. Perché guardate, le tutele non sono solamente quelle salariali, sono importanti e sono determinanti, le tutele sono anche quelle dal punto di vista dell'affermazione dei diritti. Ed affermare anche quando si va, questo impegno va profuso anche nelle varie contrattazioni integrative. Visto che l'orientamento del governo, o l'orientamento che peraltro sul quale noi per alcuni aspetti non è che ci troviamo tanto d'accordo, la possibilità di sostituire la contrattazione nazionale con la contrattazione integrativa, però se
se da questo punto di vista noi riusciamo ad avviare un percorso virtuoso anche nelle varie contrattazioni integrative di azienda, di settore o nelle varie amministrazioni pubbliche, dove si riesce ad affermare qualsiasi forma e qualsiasi iniziativa che possa essere contro ogni forma di discriminazione, questo naturalmente ci deve vedere in campo, ci deve vedere impegnati come CGIL. Io aggiungo solamente un'altra piccola considerazione. Noi siamo partiti, o meglio, quando Giuseppe mi ha chiesto, lui ha parlato dell'episodio scatenante, l'ultimo in ordine cronologico, il più devastante dal punto di vista della coscienza umana, perché credo che non si può assolutamente tollerare che un ragazzino di 15 anni, poi io non, su questo sono molto rispettoso perché probabilmente la famiglia non è d'accordo con noi, e poi siamo particolarmente sensibili a questo tema, visto che non so neanche se lo posso dire, ma noi abbiamo come CGL vissuto anche un particolare evento sul quale ci ha lasciato profondamente segnati, e quindi non lo accenno brevemente, però è un argomento sul quale noi non possiamo assolutamente tacere. E quando Giuseppe mi ha chiamato, era un sabato dopo le 10, quindi normalmente uno è tranquillo, pacato, e ho da subito colto l'invito da parte di Giuseppe all'argomento, e immediatamente mi sono posto subito a vedere che cosa si poteva fare. Questo poi, ovvio, come CGL abbiamo ampliato l'argomento, perché io mi ero soffermato ero partito da un presupposto: l'Italia per la terza volta boccia la modifica dell'articolo 61 del codice penale, in maniera particolare il numero 12, quello che dovrebbe essere il numero 12, con l'inserimento dell'aggravante per i delitti e i reati commessi con l'aggravante della discriminazione per orientamento sessuale. Credo che questo sia un elemento che non può lasciarci indifferenti. Credo che il codice penale debba recepire questo tipo di discriminazione e debba semplicemente tutelare, perché perché questi sono motivi aggravanti, soprattutto per il fatto che vengono fatti con una particolare veemenza e soprattutto con una particolare intenzione quasi dolosa nel commettere questo tipo di delitto. E io credo che nel momento in cui questo reato viene commesso deve essere punito con la dovuta fermezza da parte dello Stato. Credo da questo punto di vista che sia importante, e noi eravamo partiti da questo ragionamento, e poi parlandone anche con Michele, il segretario regionale della CGIL Calabria, lo abbiamo voluto anche ampliare. Nella discussione che abbiamo avviato è stato detto: ma perché arrivato a un certo punto non proviamo, che è stata l'idea, quella di creare lo sportello del LGBT anche nella nostra Camera del Lavoro? Abbiamo avuto qualche momento di perplessità per dire: ma è una cosa forse un po' forte, non riusciamo probabilmente a calarla in una città e in una realtà come la nostra, ma da questo punto di vista, come Camera del Lavoro e come CGL di Catanzaro, siamo molto avvezzi alle sfide, e da questo punto di vista abbiamo colto da subito l'invito di Michele a questo tipo di proposta, e siamo rimasti lusingati per esempio per il fatto che nasce a Catanzaro. Ora io vi ripeto, delle altre realtà conosco, per esempio ignoravo fino all'altro giorno l'esistenza dell'Arcigay Catanzaro Lamezia, sapevo dell'esistenza di una realtà a Reggio Calabria, di una realtà a Cosenza, ma ne ignoravo l'esistenza a Catanzaro. Ecco, da questo punto di vista anche il mondo dell'associazionismo può dare una mano, e da questo punto di vista come CGL ci offriamo a dare la nostra disponibilità a creare momenti di dialogo, di confronto e di dibattito. Ed anche quando stasera, se anche questa sala fosse stata vuota, io credo, ed è stato il commento che ho fatto a Giuseppe non appena arrivato, eravamo ancora pochi, non c'eravate tutti voi, non ci siamo preoccupati, perché già il fatto che noi stasera ne discutiamo e avviamo un percorso di discussione in una città come Catanzaro, e credetemi che Catanzaro è dura da questo punto di vista, l'aver affrontato questo argomento non è cosa di poco conto.
anche confrontandomi con le stesse testate giornalistiche che ci hanno fatto i complimenti per aver avviato questo tipo di discussione, perché io credo che un dibattito del genere, una tavola rotonda a Catanzaro, non si sia mai celebrata se non qualche anno fa, dove era presente appunto la Presidente Ferro, ma si perde nella notte dei tempi, per cui un ragionamento in tal senso non si è mai affrontato. E credo che spezzare questo muro di indifferenza in questa città, che è molto strana, io l'ho sempre definita strana, è una città particolare, fatta di 5 quartieri, con una coesione sociale che è a dir poco pari allo zero, ogni quartiere per i fatti suoi, e sulla quale naturalmente vige una certa regola del non dire, come del non detto, come dicevo prima. Noi come CGL ci vogliamo impegnare, siamo attenti a questo tipo di discussione, le porte della CGL sono completamente aperte da questo punto di vista. Ci teniamo in maniera particolare perché è un argomento sul quale noi vogliamo dire la nostra e non vogliamo assolutamente tirarci indietro rispetto a quello che è il nostro compito e il nostro dovere, perché la tutela dei lavoratori o anche dei cittadini passa anche attraverso queste cose. Avremmo voluto, e da qui anche la presenza della professoressa Bilotti, ed è questo il nostro intendimento, perché noi vorremmo lanciare da un lato l'apertura dello sportello, dall'altro una grande petizione popolare, se ci riusciamo, poi se vediamo se riusciamo a estenderla anche alle altre sedi della CGL, non solo della Regione Calabria, ma spero anche su tutto il territorio nazionale. Una petizione popolare da presentare ai due presidenti dei rami del Parlamento, di Camera e Senato, non appena eletti, perché visto che ormai andiamo verso nuove elezioni, quindi aspettiamo l'inizio della nuova legislatura. Il nostro intendimento è quello di riproporre anche da un punto di vista di segnale politico quella che è la modifica dell'articolo 61 del codice penale, con quella che era il disegno di legge proposto e bocciato per la terza volta dal Parlamento italiano. Lo riproponiamo, ma questa volta lo vorremmo supportare con una grande raccolta di firme, perché davanti ad un disegno di legge accompagnato spero dal più ampio numero possibile di firme, non credo che questo Parlamento possa rimanere indifferente. Così come vediamo poi insieme come si può costruire, mi sento di proporre anche una petizione al Consiglio regionale, una proposta di legge al Consiglio regionale accompagnata da un bel numero di firme. Guardate, per una petizione al Consiglio regionale bastano 5.000 rispetto alle 50.000 previste per un conto, ma sarebbe una bella cosa se al Consiglio regionale si presentasse una legge di contro ogni forma di discriminazione, e credo che di esempi di norme da questo punto di vista ne troveremo quanti ne vogliamo. Accompagnare questo e invogliare il Consiglio regionale della Calabria ad impegnarsi da questo punto di vista credo che sia una cosa di non di poco conto. L'ultimo punto, e la chiudo qui perché non voglio togliere spazio agli altri interventi, che noi vorremmo fare è avviare un'interlocuzione con il mondo della scuola e con il mondo della Chiesa, se ci riusciamo. Fermo restando che io credo che nell'ambito della Chiesa ognuno abbia le proprie regole e credo che il dialogo non sarà facile. Però io penso che da un punto di vista di rispetto della carità umana, come spesso e volentieri, alla quale spesso e volentieri la Chiesa si richiama, io credo che quantomeno un dibattito, un dialogo, un confronto si possa iniziare. Poi noi ci proviamo, bussiamo alla porta, se ci rispondono bene, se no pazienza. Però io credo che un altro settore nel quale assolutamente noi vogliamo dire la nostra e vogliamo coinvolgerlo in maniera attiva è il mondo della scuola. Noi avremmo voluto interloquire con i massimi vertici dell'ufficio scolastico regionale e ci rendiamo conto che questo argomento forse non è un argomento facile, sul quale la scuola oggi su questo argomento non si presta in maniera molto fattiva e collaborativa. Ma credo che, come il nostro obiettivo, quello di ogni forma di intolleranza, contro ogni forma di discriminazione,
Noi vorremmo riuscire ad entrare anche nel mondo della scuola, perché credo che la scuola ha, come il sindacato, rispetto a questi problemi, a queste discussioni, a queste tematiche, non può assolutamente rimanere indifferente. Parliamo dei giovani uomini e delle giovani donne che vengono formate nel momento particolare della loro esistenza, nel momento particolare della loro vita, e credo che anche da questo punto di vista la scuola non può assolutamente rimanere indifferente ad un problema, ad un tema che è di grande attualità e sul quale l'indifferenza pesa in maniera, come dire, in maniera pericolosa. Quando si accetta, io vorrei ripercorrere anche un po', per esempio, forse il paragone non me lo passerete. Quando iniziano i problemi per Falcone nella sua lotta alla mafia? Quando viene isolato? Quando anche le istituzioni praticamente ne fanno, come dire, lo lasciano da solo? E io credo che da questo punto di vista, se non facciamo breccia nelle istituzioni, noi non risolveremo mai questo problema e non lo affronteremo con la dovuta sensibilità e con la dovuta forza per risolvere e per affrontare correttamente l'argomento. Grazie.